pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Vi do il bentornato sulle frequenze di eSports. Con me come sempre c'è Stefano Nava. Campionato di calcio B pronto a prendersi la scena tra poco. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente almeno all'inizio o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. Questo è l'11 titolare scelto dall'allenatore del Venezia. Per loro oggi un 4-4-2 dalla vocazione marcatamente offensiva. Messaggio chiaro da parte del tecnico: vogliono fare la gara. Condivido questo atteggiamento, giusto provare a giocarsela, poi chiaramente le cose possono cambiare nel corso del match. Ecco l'11 titolare scelto dal tecnico della formazione ospite per questa sfida. Optano per il 4-3-3 con due esterni d'attacco defilati, pronti a sfruttare gli spazi creati dalla punta. Modulo interessante, spregiudicato quanto basta, dovrebbe regalarci parecchi gol e emozioni, o almeno è quello che ci si augura. Monachello. Longo! C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, I club italiani ci hanno messo davvero troppo tempo per capire l'importanza degli stadi di proprietà. Fortunatamente la situazione sembra essersi sbloccata. Hai ragione, quando hanno finalmente deciso di fare il grande passo però la burocrazia gli ha messo i bastoni tra le ruote. Non è affatto facile costruire uno stadio da zero nel nostro paese. Ecco uno dei protagonisti annunciati del match. La sua squadra punta davvero molto su di lui. È in ottima forma, come dimostrano i tre gol nelle ultime tre gare, e potrebbe rivelarsi determinante anche oggi. Squadra avversaria riconquista il pallone. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. Monachello, tocco verticale interessante. Una palla gol nitida, sprecata per portarsi in vantaggio. Sarebbe stato importante trovare il gol dopo pochi minuti. Avrebbero potuto gestire meglio la partita, anche se è ancora troppo presto per fare calcoli. Riparte il Venezia. Può colpire da lì. Vediamo cosa fa ora. Ha spazio davanti a sé. Spazio per il cross. Cross completamente sbagliato. Ci sarà la touche, la rimessa laterale. Sarà ancora fallo laterale. Gasbarro. Ha calibrato male il passaggio regalando la touche. Lollo. Ciuciu. Si affidano una fitta rete di passaggi. Lo vede? Ha campo a disposizione. La traiettoria verso il centro. Traversone che si perde senza possibilità. C'è campo per andare, attenzione. Occhio qui alla ripartenza. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. Longo. Gasbarro. Sono stati giorni difficili per loro dopo il brusco stop interno nell'ultima gara. Hanno perso una partita incredibile. Temo per loro che la musica oggi non cambierà. Posizione ideale. Da lì può andare col cross. Ha spazio. Occhio al tiro che può valere il vantaggio.
Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Palla girata sulla fascia. Non riesce a tenere in campo il pallone, efficace qui la marcatura. Pallone invitante. È in buona posizione. Non un granché qui l'intervento del difensore. Bravo qui il difensore, ha sventato una potenziale azione pericolosa. Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta, eh? Lollo, fanno possesso palla nella propria metà campo, possono permettersi di rallentare. Può ricevere una posizione interessante. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Guadagna metri e sarà a calcio di punizione. È tutto pronto, potrebbe anche provare la botta da lì, anche se è piuttosto distante dalla porta. Intervento sicuro, una buona punizione. Palla persa. 2 minuti ancora da giocare. Vediamo cosa ci riserverà l'extra time. Spazio per il cross. E c'è la presa sicura del portiere. E finisce qui il primo tempo, 1-0. Comincia ora il secondo tempo. Lollo. Monachello. Pallone recuperato. Gasbarro. Non è solo qui. Prova ad andare. Non sono andati troppo lontano qui dal gol del pari. No, assolutamente. La palla è uscita di pochissimo. Sembrava già dentro da qui. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Palla che è uscita. Si ripartirà con la rimessa laterale. Lollo. Vediamo cosa fa ora. Regalano palla agli avversari. Buona l'intuizione qui. Riceve palla, attenzione, pericoloso. Occasione. Brutto cross, nessun problema per la difesa.
E ci sta ancora ripensando Pierre, poteva regalare il pareggio alla sua squadra. Il portiere ha abbassato la saracinesca e gli ha detto no, caro mio, no. E non si passa. Applausi per lui. Occasione! Grande parata in tuffo! Crossa nel mezzo. Colpo di testa che non c'entra la porta. Peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Decisivo l'intervento del difensore. Bel passaggio. Ancora un passaggio perfetto. Monachello. Si affidano alla fitta rete di passaggi. Attenzione perché è pericoloso. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Chance per il cross. Interviene e allontana. Ha spazio davanti a sé. Occhio a questo lancio. Posizione ideale. Prova a piazzare. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Mamma mia, Pier. Guarda, ci sono gol e gol, ma questo è sicuramente uno tra i più belli che abbiamo visto questa stagione. Mamma mia, cosa ho visto. Lucidità, freddezza. Lunga cavalcata per battere il portiere. Fisico, tecnica, spettacolo. Camporese. Può girare il pallone. La spazza via. Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta, Camporese. Tutto può succedere ancora in questi minuti finali. Grande adrenalina in campo. Pallone perso. Monachello. Può colpire da lì. Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Camporese. Può ricevere la posizione interessante. Occhio, può crossare. La sterzata verso il centro. Bravo qui a smarcarsi. Lo vede. Si butta in avanti. Palla toccata in out. Sarà calcio d'angolo. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. La mette in area. Conclusione al volo, a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole. È stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca alla fine. 3 minuti, ecco quanto manca al termine dei tempi regolamentari. Grazie a Matteo Barzaghi per il contributo prezioso. Si avvicina all'area. Lettura perfetta e palla recuperata. L'extra time sarà di 2 minuti. Manca poco tempo, hanno un'ultima occasione per vincerla. Cross al centro. Tira il respinto dal difensore.
Finisce il match con risultato.